Dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba e Gleison Bremer, la Juventus lavora al quarto colpo di mercato. Un quarto colpo che secondo la Juventus deve essere anche questo di livello, perché la Juventus ha rinforzato molto il centrocampo con Paul Pogba, ha rinforzato molto l'attacco con Angel Di Maria, ha rinforzato molto la difesa con Bremer al posto di De Ligt. È chiaro però che la Juventus non si vuole fermare qua, c'è un altro colpo a cui sta lavorando la dirigenza Juve, quindi scopriamo insieme, cerchiamo di capire cosa succede e quale sarà questo quarto colpo. Vi ricordo tra l'altro che per essere costantemente aggiornati sul mercato c'è OneFootball, eh? Io qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per poterla scaricare gratuitamente. È un'app davvero eccezionale che da poco anche ha fatto una partnership con la Serie A, quindi mi raccomando, scaricatela, è gratuita e personalizzabile. Scaricandola da qui sotto in descrizione avrete appunto questa app in maniera del tutto gratuita. Allora, la Juventus a centrocampo non si ferma, perché abbiamo detto che si rinforza con Pogba e Di Maria gioca tra attacco e centrocampo, quindi c'è molta più qualità a centrocampo e secondo la Juventus, secondo Max Allegri, la Juventus doveva migliorare molto in quella parte lì. In questo momento, però, prima di poter forzare la mano per un altro centrocampista, la Juventus deve valutare la situazione per quanto riguarda i giocatori in esubero, giocatori che potrebbero in qualche modo lasciare. In questo momento sono due, su tutti, Arthur e Ramsey. Con Ramsey si deve cercare un accordo per poterlo, diciamo, per poter risolvere il suo contratto che lo lega alla Juventus, quindi anticipatamente rispetto a quella scadenza del 2023. Con Arthur si cerca una soluzione che sia un prestito con diritto di riscatto. Con chi? Con l'Arsenal, che si è riaffacciata sul giocatore, quindi potrebbe in qualche modo inserirsi. Altri giocatori che potevano lasciare, che hanno lasciato, sono per esempio Andrea Ranocchia, che abbiamo riportato della sua cessione qualche giorno fa. Ha prima rinnovato con la Juventus fino al 2026. Poi è passato in prestito al Monza, però un Monza che ha il prestito con diritto di riscatto e la Juventus ha un diritto di ricompra, quindi è una situazione interessante per lui che probabilmente farà un po' di anni al Monza, lì dove trova un centrocampo di una bella qualità, perché in questo momento nel centrocampo del Monza ci sono Pessina e Sensi, quindi non poca roba. È chiaro che poi la Juventus deve guardare altri tipi di uscite, però un giocatore che in questo momento intriga e non poco la Juventus è quello di Leonardo Paredes, perché secondo Allegri lui rappresenta l'ultimo grande tassello per questo centrocampo. Perché fino ad oggi negli allenamenti Locatelli sta giocando da regista, ve l'abbiamo detto tante volte, in questo momento il regista è Locatelli e l'alternativa a Locatelli si chiama Nicolò Fagioli, che ad oggi dovrebbe rimanere alla Juventus. È vero anche però che si è innescata una situazione di mercato molto interessante, imprevedibile fondamentalmente, quella della cessione di De Ligt, che ha portato alla Juventus una cessione da 67 milioni di euro più 10 di bonus. La Juventus ha preso questi 67, ne ha presi una parte, ossia 41, e li ha investiti su Bremer. Lasciamo stare in questo momento fondamentalmente quelli che sono i bonus che arriveranno dopo. Quindi in questo momento valutiamo solo i soldi effettivi che vengono messi a bilancio. Sono 41 per la cessione per l'acquisto di Bremer, 67 per quelli di De Ligt. Quindi c'è ancora parte del budget di De Ligt da poter spendere, da poter investire. E la Juventus comunque fino ad oggi, ricordiamolo, perché questo forse è sfuggito a molti, ha fatto un mercato a zero. Poi qualcuno mi può dire, ma ne ha spesi una ottantina, anzi forse una novantina, a giugno, o meglio a gennaio, quando ha preso Gatti dal Frosinone, ha preso Zaccaria dal Borussia Mönchengladbach e ha preso Vlahovic dalla Fiorentina. Lì un centinaio di euro, di milioni di euro se sono andati. Ma ricordatevi anche che la Juventus aveva venduto Kulusevski e Bentancur nella stessa sessione di mercato. Quindi è una Juventus che in qualche modo rientra. Quindi un altro piccolo sforzo si può fare volendo, perché in questo momento la Juventus sta facendo un mercato equilibrato, oculato, ma allo stesso tempo di qualità, perché hai preso Di Maria, Pogba e Bremer, non è che hai preso gli ultimi tre arrivati. E la qualità di questi arrivi la vedi anche da quando Bremer arriva, è la prima, diciamo, intervista che fa. Gli chiedono come mai hai scelto la Juve e lui dice, perché ho visto che sono arrivati gente con Pogba e Di Maria, vuol dire che la Juventus vuole vincere. Cioè, molto spesso noi siamo qua a fare ragionamenti, ma Di Maria ha 34 anni, Pogba ne ha 29, sono vecchi, non li vuole più nessuno, sono finiti, sono rotti. Poi però quando un Bremer che ha 25 anni ti arriva alla Juventus, ti dice, ma io vedo questi che arrivano. È un giocatore magari anche più giovane, è più affascinato all'arrivo alla Juventus di un Di Maria che non quello di un Rovella, di un Fagioli. Perché è chiaro che questa Juventus ha bisogno di figure forti, eh? Cioè, è normale, le più grandi Juventus del passato si sono sempre affidate a grandi figure d'esperienza.
accompagnati sicuramente dai giovani, questo va detto, ma ci vogliono anche forti giocatori d'esperienza. Un conto è il tuo giocatore d'esperienza è Bernardeschi o Morata o Dybala, un conto è se è Di Maria o Pogba. Cambia decisamente un po'. Ed è per questo quindi che su Paredes si continua a lavorare. Si continua a lavorare, si deve chiaramente aspettare la doppia cessione, Arthur e Ramsey, perché quelli sono due ingaggi che comunque sono pesanti. Arthur guadagna qualcosa come 5 milioni di euro, Ramsey addirittura 7 più 1 di bonus, quindi questo porterebbe la doppia cessione Arthur Ramsey alleggerirsi ulteriormente di un ingaggio pesante, di due ingaggi pesanti, consentirebbe alla Juventus un ulteriore sforzo sul mercato. Quello di Paredes, che è un giocatore che è in scadenza del contratto col PSG, che è chiaramente un giocatore che conosce il campionato italiano, ricordiamoci che ha giocato prima al Chievo, poi alla Roma, poi anzi prima ancora all'Empoli, insomma un giocatore che il nostro campionato lo conosce, è un titolare nazionale argentina, ha tanta esperienza europea e internazionale ed è un giocatore che nel PSG ha fatto delle buonissime stagioni. Ora è in uscita perché il PSG fondamentalmente c'è un fuggi-fuggi degli argentini che negli ultimi anni è stato un po' il problema secondo me di questa nazionale. Molti argentini sono ritrovati lì e hanno fatto ogni tanto qualche sciocchezza extracampo che non è piaciuta alla dirigenza. Di fatto quindi oggi il ragazzo arriverebbe ben volentieri alla Juventus. Troverebbe Di Maria, che è un grande amico, ma soprattutto troverebbe un centrocampo di qualità. Prendere Paredes in questo momento vorrebbe dire alzare e completare in qualche modo questo centrocampo, che negli anni ha avuto sempre parecchi problemi. Ricordiamoci, da Cardiff in poi la Juventus ha sempre gestito male la situazione del centrocampo. Ha preso gente come Ramsey, Rabiot a parametro zero, ma strapagandoli da un punto di vista dell'ingaggio. Ha preso gente come Arthur, che non è mai riuscita a integrarsi in questa Juventus. Ha preso giocatori sempre fuori contesto. Ha puntato forte su Bentancur, quando di fatto questo Bentancur non cresceva mai. Vi ricordate, non so chi mi segue da tanti anni se lo ricordo, io già dai primi tempi dicevo non capisco cosa avete in questo Bentancur. Tanti mi parlavano di lui come un grande fenomeno, poi all'ultimo erano tutti a criticare Bentancur. È una Juventus che negli ultimi anni addirittura, pur di mettere qualcosa a centrocampo, si è ridotta a giocare con... L'anno scorso si sono giocate le partite con Danilo davanti la difesa e con Rabiot e Bentancur, cioè robe veramente fuori dal mondo. Quest'anno il possibile arrivo di Paredes, che va a inserirsi nell'anno in cui hai preso Pogba, in quest'anno hai preso Zaccaria, soltanto 12 mesi fa prendevi Locatelli, a questo aggiungi anche McKennie, stiamo parlando di un centrocampo, secondo me, se dovessi prendere anche Leandro Paredes, di alta qualità. Considerando anche che la tua alternativa a Paredes sarebbe proprio Fagioli. Quindi avresti Paredes con Fagioli che prende spunto e cerca di crescere alle spalle di Paredes, che non le può giocare tutte chiaramente. E quindi, anche se parliamo di uno che ha 28 anni, già molti mi hanno scritto nei commenti alcuni, ma Paredes già ha un'età, ha 28 anni. Un regista a 28 anni ancora ne ha almeno 7-8 anni di alto livello da fare. Secondo me sarebbe un equilibratore eccezionale e credo che sia anche fondamentalmente un po' il nome scelto da Allegri. Cioè Allegri sta puntando forte su di lui. E siccome dalla cessione di Ligt ti rimangono una quindicina di milioni, lui attualmente ha un contratto in scadenza. Fondamentalmente sono rimasti una quindicina di milioni, lui ha una valutazione intorno ai 20. Siamo lì, fondamentalmente siamo lì. Quindi Juventus può ancora fare con Paredes un'operazione, non dico quasi a costo zero, ma quasi, ci siamo quasi. E questo completerebbe un mercato che io vedo anche unito a quello dello scorso, o meglio di gennaio. Perché tu a gennaio hai anticipato il colpo che dovevi fare quest'anno, hai preso Gatti, hai preso Vlahovic, grande colpo del mercato, forse qualcuno se lo sta dimenticando, ma Juventus ha speso 75 milioni per Dušan Vlahovic a gennaio. Non ce lo dimentichiamo, hai preso Zaccaria, che è un ottimo elemento per questo centrocampo. Denis Zaccaria sta facendo un ottimo pre-campionato e secondo me sarà una bella scoperta del prossimo anno. Avere Zaccaria, Locatelli, Pogba, McKennie e Paredes con Fagioli alle loro spalle, secondo me sarebbe tanta roba. Ad oggi i registi sono Locatelli e occhio anche perché Zaccaria ogni tanto viene provato avanti alla difesa. Però secondo me Paredes sarebbe la ciliegina sulla torta. Voi cosa ne pensate? Chiaramente un acquisto che è strettamente collegato alle cessioni di Ramsey e di Arthur. Attenzione anche alla carta Rabiot, che in questo momento si dovrebbe restare, dicono che dovrebbe restare, però come vedete c'è molto affollamento nel centrocampo, Quindi io mi aspetto anche un'operazione negli ultimi giorni che possa vedere appunto l'addio di Rabiot, perché se ci fate caso Juventus sta praticamente eliminando tutti i grossi ingaggi. Ha levato Ronaldo, ha levato Dybala, ha levato Bernardeschi.
allevato ora De Ligt, si va verso l'addio di Arthur e di Ramsey. Io mi aspetto anche che i 7 milioni di Arthur potrebbero salutare da qui alla fine del mercato. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra.